Allora, dice al camarada cavaliere Vitale Piga, a nome dei minatori di Iglesias che partono oggi per l'Africa orientale, portando con sé il ricordo incancellabile di chi sempre tutelò i loro interessi con appassionata fede e con tenace fervore. Perciò questi ragazzi che stavano partendo, cioè difficile per noi immaginare, ma credo probabilmente molto impauriti di quello che li attendeva, anche giustamente, che però sentono di mandare questa cartolina. E tutte queste cose io le ho trovate, abbiamo una casa, insomma, quelle case vecchie dei nonni dove apre le mie cassette ed è come un museo. Però questa è tenuta molto bene, perciò ovviamente era qualcosa a cui il nonno e poi ovviamente il mio zio e mio papà hanno tenuto molto. Perciò io credo ora vorrei lasciare la parola a Francesco per dire un po' di storie di chi il nonno l'ha conosciuto veramente e per raccontare insomma com'era l'uomo. Grazie Barbara. Volevo fare la parte seconda da giornalista. Il meglio viene dopo. No, semplicemente questo. Intanto voglio dire una cosa. Prima ho letto complimenti per il liceo Asproni, perché è tra i migliori licei d'Italia, e questo credo che sia, cioè il mantenere un livello alto, un livello culturale alto, oltretutto è motivo d'orgoglio per tutti, quindi sinceramente complimenti. Io posso trasmettere che cosa? Qualcosa che ho conosciuto da questo signore, che voi, grazie, sono molto commosso per questo. Ho conosciuto e ho vissuto come un nonno, perché se Barbara non era ancora nato, perché suo padre non si era ancora sposato, però mia mamma è stata come una figlia, è cresciuta nella loro famiglia. Io sono stato per ziette, zio Vitale, così li chiamavo, erano miei nonni. Che cosa ricordo in termini? Non ricordo niente di clamoroso, niente di esaltante. Questi ricordi che ho sentito, le descrizioni le ho studiate anch'io dopo nei libri, ho fatto le ricerche perché durante il corso dei miei studi, ma niente di tutto questo. Ricordo una persona che è modernissima. Ricordo qualche cosa che oggi manca in Sardegna. Ricordo la voglia di fare, la voglia di credere nel futuro, la voglia di costruire, la determinazione e l'ottimismo, ma non un ottimismo stupido, una determinazione e una voglia di scommettere su se stessi, sapere che si può fare. Io riesco difficilmente, anche io che ho qualche anno, non pochi, riesco oggi non riesco a capire come abbiano fatto delle persone come zio Vitale, ma anche come Emilio Lussu, con cui erano amici e con cui avevano cominciato insieme, poi si sono separati come è stato ricordato, poi ci sono altre storie che magari non sono conosciute, di amicizia che è rimasta malgrado la divergenza profonda di opinioni politiche, un'amicizia basata sul rispetto reciproco, delle persone che non venivano da grandi università, che venivano da un paese, da paesi interi della Sardegna, a salire, a portare avanti, ciascuno per la sua strada. Io non voglio fare un parallelo perché sarebbe sbagliato, però quello che è a salire i livelli più alti delle rappresentanze e del progresso del loro periodo. Quello che io ricordo, ho detto a Barbara per cercare di spiegare, è come quando si va, zio Vitale non mi ha mai, l'unica cosa per cui mi ha rimproverato è perché non parlavo bene il sardo. E questa è l'unica cosa per la quale sono stato rimproverato, sempre. Per il resto non mi ha mai rimproverato. E come ho detto, che è come quando si va a scuola. Quando si va a scuola e si ha un professore un po' noioso, un po' che non è tanto bravo, gli alunni sono indisciplinati, chiacchierano. Quando si ha un professore che riesce ad attrarre, a coinvolgere, si dice, no? Gli alunni, stiamo tutti attenti perché vogliamo sentire da lui che cosa succede. Ecco, la sua modalità, che poi è stata anche fonte per me di educazione, se io ho fatto un certo percorso molto modestamente anche nella mia carriera,
credo di dovergli dire grazie, non è mai stata negativa, è sempre stata positiva. Eppure le cose sono cambiate. Io l'ho conosciuto quando il fascismo non esisteva più, io l'ho conosciuto quando oramai era una persona che avrebbe dovuto vivere di rimpianti, vivere di ricordi, vivere magari di contrasti verso chi era venuto al suo posto, verso la storia che era cambiata. Niente di tutto questo. Vi racconto per cercare di tracciare che tipo di persona ho conosciuto io. Uno degli zii di Barbara, Alfredo, fratello, il figlio minore, per lavoro era in Inghilterra. Io avevo 13 anni, lavoravo in Inghilterra e zietto e zio Vitale sono voluti andare a trovarlo. Io avevo 12 anni, secondo loro erano convinti che parlassi l'inglese, siamo andati insieme e io ho dovuto fare da loro interprete a 13 anni. Questo per rappresentare quanto la modernità e la capacità di confidare sulle persone e anche sui giovani erano percepibili, non dichiarate, ma percepibili, così come il rigore dall'altra parte, un rigore netto rispetto all'educazione, rispetto alla capacità, al rispetto per le persone, non per i ruoli, per le persone, che era diffuso e non doveva distinguere tra chi faceva qualcosa o quanto fosse ricco o avesse qualche cosa, il rispetto per la persona. Dico che oggi manca, e chiudo perché mi sto dilungando, ma quello che ci serve oggi in Sardegna e che non c'è e che fa andare via i nostri figli, che è il nostro più grande problema, è questo. I nostri figli vanno via dalla Sardegna non perché vanno a trovare un mondo più facile, perché loro vanno a trovare un mondo difficilissimo. E Barbara può essere testimone, anche se, voglio dire, e complimenti per quello che è stata capace di ottenere dalla sua carriera. Il mondo che vanno a trovare è difficilissimo, però è un mondo che forse assomiglia a quello dei minatori che avete raccontato. È un mondo in cui quelle persone che sono state raccontate, non tanto nel film, ma anche nel film, ma anche dalle parole e dalle vostre espressioni, dalle persone che sono qua, un mondo difficilissimo, un mondo che, in cui venivano pagati poco, un mondo del lavoro che minava la loro salute sicuramente. Oggi non sopporteremo e non sopportiamo nell'industria situazioni di questo genere. Non lo sopportiamo assolutamente, siamo orgogliosi di avere un'industria che tutela molto di più le persone a un livello assolutamente a livello migliore in Europa. Però avevano una cosa, avevano la voglia di, vedevano una prospettiva, avevano voglia di lottare